Eccoci, collegati ancora con la spiaggia di Gateomare, un abbraccio alla nostra regia, a tutti gli ascoltatori a casa e a Dino, il mio cameraman preferito che con la sua potenza fisica, una camera da spalla di 82 kg, sta da 5, forse meno, sta da 5 giorni camminando per seguirci nelle riprese qui dalla spiaggia. Allora, subito la mazurka che vede protagonista il... Luca Bergamini, Quintet, e cosa succede? Leonetta B. Vai col ballo! Federico Rossi. Spettacolari, spettacolari. Allora, ritroveremo i nostri ballerini nel finale con Romagna Mia. Preparatevi, preparatevi. Allora, Fulvio, come si è messi con gli SMS qua? Sì, stavo leggendo, adesso stavo aprendo, perché non abbiamo invitato a votare, perché hanno capito che va a finire, che finisce sempre pari. No, non finisce pari. Non finisce pari. No, assolutamente. Allora. Avrei voluto fare un salto anch'io a Gatteo, ma ci ho ripensato per il fatto che nessuno li fa i gnocchi fritti, i gnocchi fritti, non li fa nessuno. Vabbè, oggi è solo piadina. Ciao Fulvio, saluti e complimenti a tutti da Ivano e Angelo di Magreta. Poi, ieri eravamo con voi, oggi sentiamo la mancanza. Ma dobbiamo far votare anche oggi? Certo, facciamo votare perché la nostra è una gara seria. Oh. Ciao a tutti, mi mettete su una musica moderna. Ciao Luca da Bologna, hai sbagliato canale. Se vuoi una musica moderna hai sbagliato canale. Cioè, quanti ce ne sono? 3.000 ormai di canali. Ma c'è il telecomando, metti su quello canale che vuoi. Cioè, li possiamo consigliare un 270, un MTV Hits. Vabbè, ma se sta lì magari ci diverte, gli piace. Esatto. Un caro saluto a Manu Barilli, un piacevole Amarcord, questa è Luciana. Allora, andiamo. Vai, musica o cucina? No, perché c'era Renzo che voleva consegnare, fare un assaggio. Andiamo, vai Renzo, andiamo. Fai assaggiare due, ai primi amici che ti capitano vicino, allora, fagli andiamo. Assaggiare due ciacci. No, sono un amico, casualmente è arrivato un amico, vediamo allora, un po'. Allora, assaggialo tu, fai tu da assaggiatore. Qui non c'è niente. È grezzo. Quello è un ciaccio grezzo. Cosa mi dai? Col prosciutto, ciaccio e prosciutto. Ciaccio. No. Come no? Cosa c'è? Fiorenzo. Lardo, ci vuole del lardo. Cominciamo con calma. No. Andiamo super gradi. Prima di arrivare al lardo. È buono. Però con la Nutella non sarebbe male. Allora. Questo è solo con prosciutto, non è molto diverso da una piadina, diciamo la verità, No, diverso. È diverso. È diverso da piadina. Ha un impasto diverso, sì, però insomma è sempre, come dire, c'è pane da dire sottile. Che io mangio tutto, quindi. Ah, sì. Nel senso che, come ha detto la mia chef preferita, come ha detto lei, mangio bene. E quindi mangio tutto. Tutto. Anche oggi avete visto cosa sta preparando Renza, ovvero i ciacci.
Bene. Alla Modenese con lardo, con prosciutto, la sfida è fra il ciaccio modenese e la pidazza romagnola. Voi avete un numero di SMS in basso sulla destra del vostro teleschermo, dovete votare per quello che vi pare. Però qua devo dire che dal punto di vista televisivo e ottico, purtroppo io devo difendere i colori miei, non c'è paragone, perché queste cose sono molto artistiche, molto belle, ma devo dire che il sapore del ciaccio è inconfondibile ed è molto buono. Quindi vedete il numero di messaggi, chiamateci, mandate un messaggio, votate pidazza o ciaccio. Se non sapete come si scrive, provate ad inventarlo, noi capiremo lo stesso. A proposito, faccio un saluto agli amici di Sobrio dalla Svizzera che sono arrivati a Gatteomare, loro amano Gatteomare, sono tutti qua arrivati ieri, ecco, li saluto, scusate ma non siete inquadrati, ma va bene così. No, poi c'è un'altra persona che ho conosciuto questa mattina, ecco, vorrei farvela conoscere, perché la signora viene da? Provincia di Verona, al confine col Trentino. Provincia di Verona, al confine del Trentino, il paese si chiama? Bosco Chiesanuova, nel Parco Naturale della Lessinia. Posto bellissimo. Allora, questa signora deve raccontarci che cosa succede tutte le mattine in questo paese quando c'è Ciao Mama. Tutti collegati con Ciao Mama per sentire la vostra bellissima musica. Bene. Mi fa molto piacere, quindi tutto Bene. Il paese per sentire la musica e magari anche per vedere qualche menù emiliano romagnolo. Sicuramente. Ma invece sai cosa succede a Sobrio quando arrivi nel paese? Dimmelo. Vorrei, signor... se riuscisse a arrivare qui un rappresentante di Sobrio, Moreno si chiama, quindi già come andiamo benissimo. Moreno, Sobrio? Dove sei? Vieni Moreno al volo, vieni veloce, raggiungimi. Loro hanno, io sono andato a suonare 2 anni fa su da loro, arrivo in questo paesino dove finisce la strada. Ma vai fino in Svizzera? Sì, Sobrio, vieni Moreno, vieni. Allora, conosco questi ragazzi, facciamo un applausone perché... si sono innamorati di Gatteo. Allora, vado su, la prima cosa che vedo è una casa tipo cantoniera, come diciamo noi, all'ingresso del paese. Paese di abitanti? 80. 80 abitanti. La strada finisce? Lì. Poi non c'è più niente. Ecco, arrivo, la cosa che vedo nel muro di questa casa è un gatto disegnato. No. Assolutamente sì, il nostro stemma di paese. Ecco, io non lo sapevo questo. Entro e vedo, ma... guarda questi, ha disegnato un gatto. Come questo? Non proprio come quello, ma era stilizzato, fatto alla loro maniera. Noi a Gatteo abbiamo all'ingresso del paese, della rotonda su di Secondo Casadei, c'è il gattino appoggiato lassù in alto, e ha detto, ma guarda, noi abbiamo messo un gattino in un luogo di ingresso del paese, che è il nostro simbolo, e loro hanno messo un gatto nel muro. Credibile. E ho scoperto che c'è questa... affinità, e da lì è nato un gemellaggio bellissimo. È nato un... infatti. Poi lui si chiama Moreno come me, più da sé. Facciamo Moreno il biondo, Moreno il tondo. E vai, gli amici di Sobrio! Vai! Tutti quanti, quanti siete? Siamo 35, abbiamo svuotato il paese. grandi. Abbiamo fatto un gattellaggio! Ci sta, bello, un gattellaggio, ci sta, perfetto. E poi Moreno con la sua band torna Sobrio il 6 di agosto quest'anno, Quindi si continua la festa. Ma da dove ci si arriva Sobrio? Fammi capire, adesso che ha fatto anche il tunnel nuovo... proprio sopra il tunnel. Ah, sopra il tunnel? Esatto. Se scaviamo un buco arriviamo direttamente... Arrivate ancora più in fretta, sì. Perfetto, però ci stanno pensando a un ascensore. Poi l'ha pagato Renzi, dicevano, no? A un certo punto, quindi... Polemica con la Svizzera, attenzione, clamoroso in diretta. Polemica con la Svizzera, frontiere chiuse. Richiamiamo no. L'ambasciatore a Ginevra. Per far festa, per divertirsi, sono sempre aperte. Certo, adesso va per scherzare. Vai. Ciao. Vai Moreno, vai come un treno. La musica? La musica? Da dove partiamo? La musica. Prenditi Dino e vai a presentare. Vai. Arrivo. I Mirage, ecco, mi sfuggivano. I ragazzi che arrivano dalle Marche, dove sono? Mirage, qua al mio fianco, Mirage. È un Mirage, è un vero e proprio Mirage. Complimenti per gli occhi e tutto il resto. Allora, l'altro va bene lì. Tu qui e lui sta bene lì. Allora, ti lascio il microfono, a te la canzone. Grazie, ciao Gatteomare!
vi vogliamo con le mani su. Lasciami entrare, fammi provare e accarezzare la tua anima. Il cuore mio vive nel tuo, insieme noi in un battito. Forte, più forte di me. Scioglierà col sole che verrà. Sguardi tra noi d'intese poi finì in un fremito. Il cuore mio vive nel tuo, insieme noi in quel battito. Forte, più forte di te. Scioglierà col sole che verrà, ti solleverà una brezza che libera e leggera volerà da me. Soffice cadrà neve bianca che coprirà d'amore tutto intorno. Poi si scioglierà col sole che verrà. Cadrà neve bianca che coprirà d'amore tutto intorno, poi si scioglierà col sole che verrà, ti solleverà. Amici di Gatteomare, grazie, eccolo qua, è tornato. Complimenti ragazzi, complimenti. Grazie. Ho notato i passaggi delle nostre asdore qua che stanno consegnando ai turisti il mangiare. Allora, vieni qua un attimo che vorrei farti assaggiare questa cosa. Vieni, oh sì. Adesso devi mangiare in Ciaccia. Diretta. O lì non c'è niente, aspetta, non c'è niente. Aspetta. Io prendo questa. C'è rimasto l'aria qua. Ma buona. Si sono mangiati tutto. Ma com'è? Com'è? Buonissimo. Lasciano un po' per lui, eh. Va bene. Morsino solo, eh. Morsino solo. A dopo ragazzi. Piccolino. A dopo. A tutti, ciao. Ciao. Mirage. Attenzione, ritorna alla tradizione. La mazurka si intitola Rosanna, dedicato alla mia mamma, Rosanna. Yeah.
nostri ballerini, complimenti, giovani già in forma, scattanti, così vi vogliamo. Allora, io vengo nel reparto Ciaci perché ho l'impressione che stiate preparando, ci state facendo vedere come si prepara questa pidazza. Ah, perché questa non è dolce, è uguale a questa. La versione dolce, sì, questa sarebbe, quella alla Nutella, che poi si può fare con crema pasticcera, con anche con squacquerone, cioè il nostro formaggio con dei fichi caramellati che è molto buono, quindi le versioni sono tante. Allora, le versioni sono tante e col pane, diciamo, con la piadina ci si può abbinare sia il dolce che il salato. Però, insomma, c'è qualcosa che dovrebbe prevalere nello stile di una cucina, diciamo, razionale. È meglio il dolce o il salato nella piadina o nella pidazza? No, noi facciamo, prima ci mangiamo la salata e poi dopo come dolce mangiamo il dolce. Tutte e due, quindi si fa dolce e salato. Vedo che stai tagliando questa con amaretti e cioccolato. Sì, Nutella, amaretti e caffè. Amaretti e caffè. Sì. Questa è da prendere proprio alla fine, dopo essersene sbaffate un tot con altri alimenti, questa va bene alla fine. Sempre d'acqua e farina viene questa ricetta e questa idea, perché poi voi ho l'impressione che vi stiate scatenando nel creare proprio delle pidazze con dei gusti particolari. Noi ce la mettiamo tutta, cerchiamo di fare del nostro meglio. Abbiamo ereditato questa specialità, la pidazza, che è stata inventata nel 1992 dalla famiglia Maestri, e questo ci tengo a dirlo. E noi, avendo rilevato l'attività nel 2008, abbiamo continuato e cercato sempre più di migliorarci nella qualità e nel servizio. Perfetto, vi ringraziamo. Allora, torno qua ancora dalla nostra Renzellano, sono arrivati dei messaggi dei vostri amici, capisco che abbiate dei tifosi particolari in Emilia, ma stanno arrivando tanti messaggi che votano per i Ciaci, mi dispiace, perché Telereggio si vede benissimo anche in Romagna, ma Modena, Bologna, Parma votano tutti per i Ciaci. Fammi vedere i messaggi. Te li faccio vedere. Fammi vedere i messaggi. Ti faccio vedere i messaggi. Allora. Allora vediamo i messaggi. No, questo. Voglio anche quelli del mio telefono. Io voto Ciaci. Complimenti a chi li sta facendo. Renzellano, complimenti per il programma, un lavoro ben fatto da Gigi e Rosa. Poi voto Ciaccio. Che non è vale. Sbagliato. Scheda io, sbagliata. Ciacci, io voto sempre Nano e Renza, due persone squisite. Sono amici di famiglia, non vale. Allora andiamo, vai, vai. No, scusa. Il cugino di cioè il vicino di casa. Fiducioso te. Fiducioso, nonché sfiduciato. Musica. Allora, Anna Maria, ti vedo pronta, prontissima. Bella come il sole. Eccola qua, Anna Maria, Maria del Sol, la sua baciata. Sua libertà.
silenzio e la sua poesia. Nessuno mai capirà cosa c'è dietro alle spine di un cuore a metà. Maria, Maria. Eccoci, Maria del Sol. Passaggio per gli applausi, eccola qua! Grazie! Grazie Madonna. A tutti di cuore! Allora, anche il touche! Abbiamo visto al centro del gruppo d'animazione una coppia di ballerini, non proprio bambini, neanche ragazzi, ma un po', diciamo, un po' in su con gli anni, per far capire, insomma, che le generazioni del ballo ci stanno tutte. E allora, direttamente da Forlimpopoli, arrivano Sauro, Alice. Sauro e Alice, e vediamo come ballano la polca. Go! Sauro e Alice, bravi bravi, complimenti. Adesso invito qua Alice, perché devi sapere, anche Sauro vuole. Però Alice è già venuta qua in mezzo, Alice è già venuta un paio di volte a cucinare a Ciao Mamma, e non solo è bravissima a ballare, non solo è una bella ragazza, ma sa anche cucinare divinamente. Bene bene, è vero, è vero. Ti invito a assaggiare la mia piadina gourmet, perché specialmente per lui la mattina serve. Nutella non è male. No, no, ma se serve per tanti motivi. Non hanno neanche il fiatone, Moreno, hai sentito? Parlano tranquillamente. Fanno, no, fanno finta di non avere il fiatone. Trattengono fanno finta di non avere il fiatone. Vabbè. E lei che sciopa. Che sono... Anzi, fa presto a salutarli. Perché... Tanta musica e tanta allegria vi aspettano dopo la pubblicità qui a Ciao Mamma. State con noi, torniamo fra poco.